Ho proprio chiesto che fosse fatto un progetto in cui non doveva mancare nessuno, il Don Matteo, l'insegnante di educazione fisica, tutti, dovevano esserci in qualche modo tutti. Allora il preside ha detto: vediamo cosa si può fare, e con la coordinatrice della classe, la professoressa di matematica, abbiamo cominciato a lavorare in questo senso. La prof ha messo giù un piano per tutto l'anno e così è cominciata l'istruzione domiciliare, che è durata un anno. In questo momento lui è a casa con la professoressa di fisica che fa lezione, e tutti i professori si sono alternati a casa. Cioè, io proprio ho visto sotto i miei occhi ogni giorno il beneficio che lui traeva da questo contatto con queste persone adulte. E praticamente la sensazione era che oltre al trasmettere la loro disciplina ci fosse un qualcosa di terapeutico, un incantesimo, un qualcosa di magico, perché anche quando era distrutto o dalle terapie o dalle trasfusioni fatte al mattino, lui poi comunque, quando il prof andavano via, si distendeva, no? Era molto molto stanco, però la sera a cena era contento, sorridente, entusiasta. Poi sentiva al telefono i compagni: ho fatto questo, ho fatto quello, io sono in pari con voi. Insomma, questo mai sentirsi così diverso rispetto alla classe o a tutti i suoi compagni. Non è facile, ecco, portare avanti questi progetti per le scuole, non è facile. E a un certo punto mi è arrivata una telefonata della coordinatrice: sai, dovremmo togliere qualche materia, dovremmo ridurre un attimo le ore, da un'ora e mezza passare a una, perché c'è un momento di difficoltà per la scuola. E io naturalmente ho subito parlato in reparto con la psicologa di questa cosa. Allora lei si è mossa. Ed è successa una cosa meravigliosa. Cioè, attraverso lo IOR, mio figlio ha avuto una borsa di studio che gli permetterà di ultimare l'anno scolastico, e non solo, perché ho proprio parlato pochi giorni fa con la coordinatrice. E se quando la scuola finisce ci sarà qualche professore che ritiene che il programma vada comunque completato, verrà e fino alla fine di giugno a completarlo, perché lui possa a settembre, questa volta, effettivamente tornare a scuola.